Epatite C, nuove speranze dalle nuove cure, c'è una grande innovazione. Sì, sono questi nuovi farmaci innovativi che sono molto ma molto più efficaci, maneggevoli e con pochissimi effetti collaterali. Quindi una rivoluzione che accade pochissime volte in un secolo e tutti i pazienti con epatite C aspettavano da tanto tempo questo momento. Quali sono le esigenze del paziente alle quali bisogna ancora venire incontro? Dunque, in questo momento il più grande problema che noi stiamo incontrando è che questi farmaci possono essere dati soltanto alle persone più gravi, cioè ai pazienti con una malattia più avanzata. Questo è un problema che noi riscontriamo da tante segnalazioni, perciò noi come associazione ci stiamo impegnando per consegnare alle istituzioni i numeri che servono per capire quale sarà l'impatto economico e che sarà sostenibile poter curare tutti i pazienti. Noi siamo convinti che ciò possa essere fatto. Dunque c'è un problema di accesso alle nuove cure? Assolutamente sì, in questo momento. Però è anche vero che ci sono tanti pazienti ancora in una fase avanzata che devono essere curati, quindi è chiaro che diversi centri hanno ancora delle liste di attesa. Ma questo non significa che non dobbiamo rimuovere questo criterio di accesso che impedisce alle persone meno gravi di essere curate. Il vostro centro fa delle sperimentazioni specifiche da quali emergono alcuni dati per specifici pazienti? Il nostro centro è coinvolto nelle sperimentazioni multinazionali autorizzate dall'EMA, cioè dall'ente registrativo europeo e ovviamente dal Ministero della Sanità, e fornisce pazienti soprattutto per quelle tipologie che hanno una specificità regionale. Una delle nostre, triste dirlo, specialità della casa sono per esempio i pazienti talassemici che hanno contratto l'epatite C per le trasfusioni in epoca non sicura e che oggi si trovano con una situazione di malattia di fegato legata a questa vecchia infezione che mai è stato possibile curare. Oggi con l'accoppiata dei farmaci in sperimentazione per questa indicazione, sono il Grazoprevir e l'Elbasvir, si stanno ottenendo risultati francamente straordinari, 100% di cura, e sono risultati che poi avranno una risonanza a livello mondiale. Parliamo di pazienti talassemici, la cui maggior frequenza sia anche in aree in cui le cure mediche non sono facilissime, aree del Medio Oriente per esempio, quindi risultati che anche socialmente hanno una loro rilevanza.